Buonasera a tutti, siamo al Palamosa, è il 16 settembre, è la prima di campionato per Pantarei Modena. Finalmente è arrivata la data, l'esordio in Serie A. Dopo la cavalcata dell'anno scorso del campionato di A2 ci troviamo ad affrontare la prima partita del campionato di A1 del girone B in casa contro una squadra molto forte e di consolidate tradizioni, che sicuramente non è il cliente migliore per approcciare questo campionato, che comunque sarà molto molto complesso e duro. In ogni caso siamo qua, il nostro pubblico ci sostiene e finalmente l'ora è arrivata. Le squadre stanno entrando in campo in questo momento agli ordini dei due arbitri della federazione. Sono le squadre al completo, la nostra a parte l'assenza di Pieracci, che si sta riprendendo dall'infortunio al ginocchio subito a metà dello scorso campionato, per il resto è al completo. La squadra avversaria si presenta naturalmente con i favori del pronostico, in quanto per il blasone che porta è certamente nei pronostici avanti rispetto a Pantarei Modena. Comunque vedremo come va a finire. Di fianco a me a commentare per il commento tecnico avremo Niccolò Dondi, atleta anche lui del Pantarei, ala o terzino a seconda delle situazioni. E niente, cercheremo di vedere. Ecco, adesso vediamo le formazioni in campo per Pantarei Modena. Si tratta, direi, dell'esordio in Serie A di quasi tutti i giocatori, col numero 12 Bonaccini, col numero 11 Di Felice Gennaro, col numero 13 Mattioli, col numero, un attimo che guardiamo, col numero 7 Barbieri e col numero 18 Iaollari. La formazione grigio fucsia del Cologne, numero 58 Lancini, numero 80 Riello, numero 19 Barbariga, numero 8 Foglia, numero 43 Soldi, numero 21 portiere Manenti. Agli ordini del tecnico Cocuzza, le due squadre si approcciano all'inizio della partita. Palla per il Cologne, al centrale Foglia, centrale del 96 che ci ricordiamo anche a livello giovanile. Ecco la palla numero 43, il terzino del Cologne. Vediamo un attimo il Modena se parte con la sua solita grinta in difesa. Per adesso è una fase di studio. Un incrocio, gol del numero 80 Barbariga. Vediamo, partiamo, ecco Rolli con la palla in mano, Barbieri De Felice, fallo, ecco l'arbitro che interviene. Per adesso si tratta solo di un intervento a livello vocale, non ci sono sanzioni. Palla sempre per i gialli, il giallo-blu, numero 7 Barbieri, Di Gennaro, Rolli per Boni. Boni, incrocio, ecco palla per Rolli, Barbieri, Mattioli, nostro alla destra, Mancino, ecco, fallo, no, 9, ecco, Di Felice, palla per Di Felice, tiro, gol, no, c'è stato un fischio dell'arbitro, 9, palla Iaollari, Barbieri, Di Felice, Rolli, Barbieri, Modena fa girare la palla, ecco, Di Felice, Rolli, sempre 9, l'arbitro chiama il passivo, quindi i ragazzi di Coach Garbi dovranno arrivare al tiro velocemente. Palla per Barbieri, palla purtroppo fuori. Foglia, il centrale della palla al 20, che ecco, molto veloce. Attenzione, il pivot avversario riesce a bucare la nostra difesa, il numero 58 Lancini. Bisogna stare attenti su queste palle e cercare di chiudere più velocemente la palla verso il centro, un gioco che dovremmo fare anche noi, cercare di fare anche noi per mettere in difficoltà la squadra avversaria. Siamo partiti un pochino contratti, ma adesso vediamo un attimo di raddrizzare la cosa. Palla per Rolli, Barbieri, Di Felice, ecco che entra, fallo, 7, cartellino giallo per il numero 20
Piantoni, capitano della squadra avversaria, sono al 9, ecco, palla per Di Felice, ok, ecco, Barbieri, Rolli, Barbieri, Di Felice, Barbieri, Boni, Mattioli, ecco, Filippo Barbieri, Boni, parata dal portiere, però fischiato fallo all'ala numero 19, Barbariga del Cologne, ecco palla ancora Boni di Gennaro, Filippo Barbieri, Rolli, la difesa degli avversari è molto aggressiva, naturalmente in Serie A non ci potevamo aspettare altro, ancora 9, palla nostra, gli avversari anche in questo caso è passivo, cerchiamo un attimo, c'è palo del tiro di Barbieri. È stata una bella parata del portiere, non era facile, era ben angolato, peccato, adesso bisogna fare una buona difesa. È importante chiudere questi spazi che si sono creati prima, soprattutto il centro per il pivot che sono andati troppo facilmente al tiro prima. Mi correggo, infatti è stata una parata del portiere, non avevo visto, come ha detto Nicolò, effettivamente il portiere ha fatto una bella parata prima, ecco, la velocità comunque d'esecuzione della manovra degli avversari ci fa subito palla fuori, fallo da parte di Boni, ammonito, c'è rigore per il Cologne, lo batte il numero 43 Soldi Daniele, diciamo un po' troppo ancora nervosi, palla Bonaccini, trafitto Iaolari, Barbieri, dobbiamo cercare di arrivare al tiro prima rispetto a quello che siamo arrivati fino adesso, Rolli, palla per Di Felice, Boni, Barbieri, ecco questi incroci, naturalmente però gli avversari, purtroppo abbiamo perso una palla che non doveva essere persa in questo caso, ecco il Cologne con la sua velocità, dobbiamo cercare, buono, abbiamo recuperato una buona palla, speriamo che questo ci sia d'aiuto per sbloccarci un attimo, siamo un po' contratti, forza. Giusto che ha fatto infrazione di passi in questo caso Barbieri, purtroppo non aveva trovato un compagno libero, sono rientrati bene quelli del Cologne. Effettivamente la squadra del Cologne ha una velocità di esecuzione della manovra a cui noi non siamo abituati provenendo dalla serie inferiore, ma a cui dovremo fare in fretta ad abituarci perché si tratta del campionato che andremo ad affrontare. In ogni caso dobbiamo cercare di essere più compatti secondo me in difesa. Ecco. 9 metri per il Cologne, palla in mano al numero 40, al numero 58 Lancini, palla, ecco adesso l'arbitro fischia Foglia, Barbariga, di nuovo Foglia, centrale del Cologne, 43, ancora tiro 4-0, non riusciamo mica a sbloccarci, questa era una palla che Bonaccini poteva tranquillamente prendere perché non era un tiro molto molto forte da lontano, bisogna che ci sblocchiamo e cerchiamo di fare un gol in modo da vedere un attimo di prendere un pochino più, ecco Barbieri, Boni, rigore, fischiato fallo a il numero 43 del Cologne, Soldi, Rolli si appresta a prendere la palla per battere il rigore, cambio il portiere nel Cologne, entra il numero 26 Sirani, Rolli contro Sirani, purtroppo siamo troppo contratti a livello psicologico, è un po' lo scotto che era da pagare, adesso però dobbiamo lasciare indietro questo tipo di pensieri e cominciare a giocare come sappiamo.
palla numero 8 Foglia. Soldi, Foglia, Barbariga, Pedercini, fallo, ecco, perfetto, palla del Modena, Panettieri, che nel frattempo è entrato al posto di Felice, Barbieri, Panettieri, Rolli, Barbieri, Rolli, fermato Rolli, 9 metri, difendono sempre con una 6-0 loro, e quindi è molto compatta, è una difesa... Intervento di Lancini al limite della munizione sicuramente. Barbieri, Rolli, Panettieri, non riusciamo mica a fare gol. Palla nostra, fischiato fallo per una spinta ai danni del numero 19 Barbariga sull'ala. Sono sintomi un pochino di nervosismo in questo, un po' di paura di sbagliare, dobbiamo lasciarci un po' alle spalle questa paura e cercare un attimo di vedere, di imbastire qualche azione, soprattutto ci dobbiamo sbloccare in attacco cercando di fare gol e poi di cominciare a vedere di giocare. Ecco, cambio i portieri, Resci al posto di Monaccini, vediamo se il cambio porta qualcosa. Il rigore tirato da Soldi, tiro di Soldi, portiere è a un passo avanti rispetto, parata finalmente, Resci ha parato, speriamo che questa parata sia di buon auspicio. Per quanto riguarda rigore, due minuti per il numero 58 Lancini, effettivamente ha preso per il collo il nostro Panettieri. 9, vediamo di sfruttare la superiorità numerica di questi due minuti per poter intanto sbloccare il risultato e poi vedere quello che si può fare. Naturalmente quello che serve a noi in questo momento è questo. È naturalmente un momento importante della partita, questa parata può riaprire lo stimolo dei nostri giocatori. Adesso con la superiorità numerica dobbiamo aprire il gioco e sfruttare meglio i buchi che si verranno inevitabilmente a creare. Bisogna continuare così, cercare vantaggio adesso, cioè dobbiamo segnare adesso, sennò... È entrato Luca Mezzetti come centrale, Barbieri, Panettieri, ecco Luca, ecco. E stavolta un'altra spinta. Ecco, rigore, vediamo di sbloccare il risultato, di segnare questo primo gol in Serie A. Ecco Barbieri, prende la palla naturalmente, è quello che aspettano tutti i tifosi, la nostra curva è piena come solito, quindi il calore della tifoseria, no, niente, forza ragazzi, dai su, siamo un attimo troppo nervosi. Non siamo ancora questi, via. Andiamo. Il palazzetto è quasi pieno, quindi la risposta del pubblico c'è stata. Foglia, palla a Riello, Foglia, Pedercini, Soldi, bella parata di Bonaccini. Palla Mezzetti per Barbieri per Boni. Adesso un attimo dobbiamo ragionare, entra Bortolotti come pivot, Luca Mezzetti, il nostro pubblico ci sostiene, e ora Panettieri, Mozza, Barbieri, palla Mattioli, fischiato di nuovo. Due minuti anche per Pedercini, ci troviamo di fronte a una squadra estremamente fisica, sicuramente non tirano indietro la gamba, ci dobbiamo abituare. Comunque adesso la superiorità numerica è doppia. Palla per Bortolotti in attesa che l'arbitro fischi. Un attimo dal bancone, stanno un attimo segnando i due minuti dati
al Pedercini. Palla per Mezzetti, ancora siamo fermi, Panettieri. Abbiamo l'esordio di tutti i giocatori praticamente in Serie A della nostra squadra, quindi questi 10 minuti, un attimo di, diciamo, di approccio erano pronosticabili. Boni, il portiere 21, il portiere del Colonia, Manetti riesce di nuovo a stregare Boni, che non riesce a trovare la via del gol. Palla per Soldi, Foglia, Riello, Foglia, è entrato il numero 4 Mercandelli, loro sono di nuovo in 5, 19 Barbariga rientrato, palla presa, palo e palla, Bonaccini prende la palla e il palo ci aiuta di nuovo. E Bortolotti segna, è il primo gol in Serie A, è il primo gol in Serie A. Bisognava sbloccarsi, dopo 11 minuti è un po' tardi per fare gol, però è meglio tardi che mai. Adesso dobbiamo difenderci e continuare su quest'onda di freschezza, di ritmo, e continuare così. Barbariga, Riello, Foglia, Riello. Riello è dotato di una velocità, Bonaccini para, ok, Mezzetti, l'entrata di Mezzetti ha sicuramente velocizzato il gioco della nostra squadra. Panettieri commette sfondo, Foglia, Foglia rallenta il gioco, Riello, palla per Riello, Soldi, Mercandelli, Riello, Barbariga, Foglia, i ragazzi in grigio fucsia fanno girare la palla, cioè, passi, ecco, Boni in contropiede, gol di Boni, 4-2, Mercandelli, Barbariga, gran gol di Barbariga, 5-2 per il Colonia. Mezzetti è entrato, Gennaro Di Matteo, mister coach Garbi, sicuramente inserisce un po' di esperienza in più, il nostro uomo con più presenza in Serie A senza ombra di dubbio, speriamo che sia di buon auspicio e ci porti a segnare qualche gol in più. Effettivamente i due gol in un quarto d'ora quali sono pochi, ma bisogna sempre ricordarsi a che livello stiamo giocando. Barbieri, Mezzetti, Mattioli, Mezzetti, gol di Panettieri, Lancini, Mercandelli, ecco, abbiamo recuperato un'ottima palla in difesa. Abbiamo recuperato un'ottima palla in difesa, anche loro sbagliano naturalmente. Ah, non è? No, 99. Sì. Ecco Panettieri, classe 99, giovanissimo, prodotto del vivaio nostrano. Barbieri, Mezzetti, ottima parata del portiere Sirani, senza niente da dire. Palla ancora nostra però, Gennaro Di Matteo, Luca Bortolotti, Gennaro Di Matteo. Un pochino di confusione, arbitro fischia 9, palla ancora dei giallo-blu, palla in mano Bortolotti, sempre Mezzetti. Per Panettieri, il nostro uomo più giovane, come abbiamo ricordato prima. Mezzetti, dovremmo cercare di lavorare un po' più sul pivot, sicuramente. Perché quando siamo riusciti a liberare l'unica volta il pivot, passivo adesso. Barbieri, Murato, Bortolotti. Palla, questa è una difesa di mestiere a cui non siamo abituati gli altri anni. Barbariga, Soldi, Foglia. No. Foglia entra e segna, 6-3 per gli ospiti.
Bortolotti, Mezzetti, Panettieri. La squadra però è più equilibrata rispetto ai primi 10 minuti, sicuramente loro fanno più fatica ad arrivare verso la porta avversaria. Entra Ricci al posto di Bonaccini. Anche Tom. È entrato Tommaso Albertini, proveniente da San Matteo d'Ardeci come società. Palla per Bortolotti, Di Matteo. Murato, toccato, il portiere recupera. Sirani, Foglia, Riello. Traversa, palla nostra. Palla per Mezzetti. Tempo chiamato da mister Sgarbi. Siamo 6-3 per il Cologne dopo una partenza shock. Modena si è un po' riassestata, la partita è apertissima. Sì, la partita è molto combattuta, purtroppo tutti i gol che abbiamo preso sono arrivati da azioni centrali, comunque terzini e centrali e pivot. Le ali non hanno mai tirato e quindi il problema sta nelle collaborazioni, chiudere verso il centro, perché su un campo che già è leggermente più stretto di un campo regolamentare normale, avere anche bisogna concentrarsi nel chiudere al centro, quindi rischiare magari di più dalle ali, però purtroppo non ci sta riuscendo al meglio. Sì, come diceva Nicolò Dondi, effettivamente dalle ali non abbiamo preso praticamente gol. L'abbiamo preso dai terzini, hanno dei terzini loro, soprattutto parliamo di Riello, che è molto veloce e ha un passo veramente rapido a cui abbiamo fatto fatica ad abituarci, ma cominciamo un attimo a contenerlo. Adesso di nuovo il tempo, i 30 secondi sono trascorsi, la palla a Barbieri. I ragazzi in campo sono abbastanza... sembrano tutti abbastanza molto molto carichi, quindi tutto è ancora aperto. Ecco, siamo un attimo in attesa per un cambio e per un'indicazione che il primo arbitro, che l'arbitro ha dato a mister Sgarbi. Palla per Barbieri, Mezzetti, palla per Panettieri, Mezzetti, palla per Barbieri veloce, entra, prova ad andarsene, palla 9 per noi, Bortolotti, Panettieri, palla di nuovo per Barbieri, Mezzetti, palla scappa dalle mani di Albertini. Palla per Foglia per Soldi, di nuovo in campo Riello, ci ha sempre fatto vedere i sorci verdi fino adesso, Riello per Pedercini per Soldi, Foglia per Riello, Pedercini, Foglia, bravo, ottima difesa di Panettieri, del nostro giocatore più giovane, una difesa di esperienza, non l'ha lasciato passare. Foglia, Foglia, Soldi, Foglia, tiro, bravo, no, riesce a pararla, non cade per terra, ma aspetta che arrivi la palla, sempre 6-3 per il grigio fucsia. Quindi la partita è ancora aperta e dopo i primi 10 minuti diciamo che il risultato è rimasto in equilibrio. Barbieri, Mezzetti del Panettieri che prova ad entrare, naturalmente la difesa si chiude, recuperiamo un 9, però bisogna che proviamo ad entrare anche e cercare un attimo di servire, di scaricare sul pivot, abbiamo un pivot molto veloce, quindi bisognerebbe approfittarne. Mezzetti riesce, si incunea tra la difesa avversaria, viene chiuso da Piantoni, il capitano, sicuramente giocatore di esperienza. Ecco Barbieri, viene sporcato il tiro di Barbieri, quindi è facile la parata, la presa di Manetti.
Ecco Foglia, rigore e due minuti ai danni di Bortolotti, che purtroppo blocca la mano di Foglia nel momento del tiro e quindi non c'è niente da dire per quanto riguarda la sanzione disciplinare. Sì, è stato un fallo dettato più che altro dall'inesperienza, magari in una situazione del genere il giocatore lo lasci tirare, come va almeno non rimane uno in meno, però dai, magari il rigore va meglio. Riello sulla palla, Resci ne ha già parato uno, speriamo che si ripeta anche sul secondo, è sempre un passo, due avanti, un metro e mezzo e si ripete anche sul secondo. Siamo stati buoni profeti, questo può essere di buon auspicio. Di Gennaro, Barbieri, Mezzetti, Panettieri, Mezzetti, Di Gennaro, Mezzetti, Panettieri. Con questa formazione siamo riusciti sicuramente a tenere testa al più blasonato Colonia. Fallo di Barbariga su Barbieri, 9. Palla di Gialli, del giallo-blu. Mezzetti, purtroppo non riusciamo a essere precisi sul tiro. Stavolta avevamo un po' di spazio per poter cercare l'angolino giusto. Palla per Massa. Massa è un giovane under 19, quindi anche loro un 99, l'età del nostro Panettieri, o un 98 o un 99, comunque molto giovane. Palla per Barbariga. Massa, fallo del numero 10 Pedercini, ci ha appoggiato dietro il nostro pivot. Mezzetti, di nuovo palla nostra, cerchiamo di sbloccarla. Barbieri, un attimo si respira. Mezzetti, Barbieri, Di Gennaro, Panettieri, Albertini, Barbieri, Panettieri si incunea, la difesa Grigio Fucsia si chiude, però bisogna che ci proviamo in questo modo. Mezzetti, Panettieri, Barbieri, ecco Mezzetti, Panettieri, di nuovo Barbieri, proviamo a scaricare anche sull'ala, ragazzi, proviamo a scaricare anche sull'ala. Ecco Bortolotti ha provato un sottomano Panettieri, ma è stato fermato dalla difesa del Cologne. Massa. Allora, fallo fischiato ai gialli, 9 per il Cologne. Palla in mano a Lancini. Entra di nuovo Riello. Riello funge da centrale in questo momento, però si alterna con Massa naturalmente e il tiro ci va dal terzino. Di nuovo Massa, ha sbagliato completamente il passaggio e di nuovo sbagliamo anche noi. Massa, passi di Massa, palla del Modena, ancora 6-3, è un risultato che non si schioda, ma per un certo verso può anche andare bene, dimostra che la nostra difesa comunque sta tenendo. È il momento adesso di provare a segnare qualcosina in più, passettino dopo passettino. È chiaro che con queste squadre qua non possiamo pensare di fare le scorpacciate a cui eravamo abituati lo scorso anno, però dobbiamo essere pazienti, rimanere sul pezzo e continuare a giocare come stiamo facendo. Il portiere Sereni, Maninti, prende la palla del tiro di Panettieri, che era un pochino telefonato, però tentativo di servizio del pivot, fischia un fallo che forse poteva anche non fischiare, ma l'arbitro comunque è quello che decide. Quindi palla sempre per il Cologna. Riello, rientra Foglia nel ruolo di centrale. Soldi, Foglia, Soldi, Barbariga, Soldi, Foglia, tiro, gol. In sottomano Foglia riesce a segnare. Palla per Bortolotti. L'arbitro fischia un attimo per controllare il pallone.
probabilmente è un po' sgonfio, lo fanno rimbalzare. Palla Bortolotti. Sì, forse ha visto che si era bagnato, poteva essere scivoloso, ha chiesto un controllo, ma niente di particolare. Come al solito anche in questo caso abbiamo preso gol su una penetrazione centrale, quindi proprio bisogna trovare il giusto equilibrio lì in mezzo ed evitare future conclusioni dal mezzo. Rientrato nel mentre capitano Stefano Rolli, palla per Luca Mezzetti, è rientrato anche Gennaro De Felice, una squadra un pochino più esperta rispetto a prima. Vediamo Albertini, De Felice, i gialli accelerano un attimo, De Felice, cerchiamo di vedere se riusciamo, ecco palla per Albertini, il portiere para, non riusciamo mica a segnare, Foglia, Riello, palla da solo, Barbariga non ha difficoltà a trafiggere Resci, si trova da solo, Bortolotti, Stefano Rolli, De Felice, Rolli, Mezzetti di Gennaro, la partita è ancora sui binari giusti, non dobbiamo farci prendere dallo sconforto. De Felice finta, di nuovo Mezzetti, Albertini, sbaglia il tiro, forse spinto da dietro, ma l'arbitro non ravvede niente. Foglia, Soldi, Foglia, tempo chiamato da Colonia. Speriamo che mister Sgarbi riesca a trovare l'antidoto a questo momento di stasi e di difficoltà per i nostri ragazzi. E naturalmente i grigio al fucsia viaggiano più sul velluto dall'alto della loro esperienza, e sono già vari anni che militano nella massima serie, hanno militato anche nel girone A, in quello del nord, che è sicuramente quello un pelino più competitivo rispetto agli altri due, e quindi hanno un'esperienza che noi non abbiamo. Comunque questo non vuol dire, speriamo di continuare a giocare come abbiamo giocato nella parte centrale del primo tempo, che è stata quella dove abbiamo tenuto in difesa e abbiamo anche provato a tirare. Dobbiamo ricominciare da quel punto lì e cercare di trovare quelli che sono i punti deboli degli avversari, che Nicolò Dondici illustrerà in questo momento. No, ma stiamo andando discretamente bene, si vede che stiamo pagando un po' di inesperienza anche quando si va a tirare le conclusioni. Si vede, non siamo abituati a certa pressione quando si va al tiro, ad affrontare certi portieri, insomma il salto di categoria è evidente in ogni suo aspetto, dalla corsa, dalla difesa più aggressiva e anche dal fatto che ci sono i portieri che giocano, hanno più esperienza di noi e sono anche loro bravi, quindi proprio anche tutta la mentalità, ci vuole più esperienza e riuscire a vincerla nei momenti chiave. Palla per Foglia. Foglia, Riello, Soldi, Barbariga, Soldi, Foglia, Riello, Foglia, naturalmente gli incroci sono fatti molto velocemente, Riello, Foglia, libera il tipo Barbariga, grande parata di Jack Resci dall'ala, effettivamente non riescono o non sono mai riusciti a fare gol, abbiamo sempre solo subito dal centro. Ed è questo che sicuramente no, il mister Sgarbi dovrà un attimo appuntare i propri giocatori. Palla per Mattioli, il quale però la perde. Foglia, Riello. Grande parata di Resci. Rolli, Mezzetti. Per Stefano Rolli, ancora Mezzetti, mancano 4 minuti alla fine del primo tempo. De Felice, palla per De Felice, che prova ad entrare, viene chiuso. 9, palla per il giallo-blu. Bortolotti, Mezzetti, Rolli, De Felice, Mezzetti, palla per De Gennaro, prova un pallonetto, ma non riesce a segnare. Dobbiamo
Gennaro. Gennaro Di Matteo. Foglia. Riello. Riello, Foglia. Lancini. Riello. Massa. Riello. Palla sempre il nostro portiere Jack Resci, è in ottima condizione sicuramente. Non ha subito praticamente neanche un gol o uno. Adesso palla per Di Matteo. Rolli, De Felice. Niente, non ci va bene, né? Gol. Sembrava gol vista da qua anche i nostri tifosi. Comunque Manetti l'ha presa sulla linea. Pallonetto di Barbariga. Cambio, Mezzetti esce e lascia il posto Panettieri. Di Matteo esce e lascia il posto a Boni. Siamo 9-3, palla per Rolli. Panettieri. Rolli, Di Felice. Rolli, Panettieri. Vengono dati 2 minuti a Foglia sicuramente per il trattamento che era, ha riservato al nostro Bortolotti, ed era un pochino, qualche minuto che lo maltrattava. Adesso cerchiamo di sfruttare questa superiorità numerica e vediamo da dare al tiro con meno patemi per tenere la partita ancora in tiro. Boni, De Felice, Boni, sfondo. Chiamato sfondo. Palla di nuovo per il Colonia. La porta avanti Massa. Molto giovane, però dotato di un fisico prestante e per l'età sembra più vecchio dell'età anagrafica sicuramente. Palla per Massa. Riello. Ecco, palla recuperata dal Modena. La palla viene ritoccata da Piantoni e viene la rimessa laterale, viene comunque nelle mani del Modena. Entra Nunzio Di Matteo, si mette nella posizione di pivot. Bortolotti, palla alla destra. Panettieri, De Felice, la palla per Panettieri. Viene fischiato, pestato la linea. Da qua non si è visto, poteva essere un blocco irregolare, poteva essere una linea. In ogni caso la palla è sempre del Colonia. Mancano 20 secondi alla fine, vediamo di non prendere questo gol. Bravo Panettieri, ha fermato la difesa. Massa, suo coetaneo. Barbariga. Ecco la finito il primo tempo con risultato. C'è il tiro franco prima della fine del primo tempo. Il primo tempo è finito, siamo sul 9-3. Sulla palla Massa. Ecco, studia la disposizione della barriera, prova un tiro basso, però la palla va fuori. Chiudiamo sul 9-3. Sì, potevamo colmare il gap sfruttando l'uomo in più, non è andata. Abbiamo ancora 30 minuti per ricucire questa distanza e cercare il pareggio e poi siamo in partita, dai. L'importante è rimanere in partita fino all'ultimo. Poi quello che succede, bene, però rimanere in partita, non avere paura di andare al tiro, più chiusi sul centro, insomma. È la Serie A, non è più una 2, bisogna darsi da fare. Forza e coraggio. Siamo qua che ci è venuto a trovare l'assessore allo sport, quello di Modena. Hai visto il palazzetto pieno, cosa ne pensa?
Beh, innanzitutto speriamo che il secondo tempo vada meglio del primo, però bisogna essere orgogliosi della stagione di Serie A1. Abbiamo ospitato volentieri il presidente Sgarbi, l'allenatore e la squadra in conferenza stampa in municipio. È una bellissima realtà che con i giovani, lavorando con il settore giovanile, è arrivata in A1. Questo è il modello vincente. È evidente che ci può stare uno scotto con la categoria A, ma non importa, bisogna continuare a lottare sul campo ed essere orgogliosi dei colori giallo-blu, visto che tanti altri sport magari più visibili in questo periodo non ci danno soddisfazione. Grazie mille, ringraziamo l'assessore per il commento. Naturalmente siamo pienamente d'accordo con le parole espresse. Sta cominciando il secondo tempo, ricominciamo la nostra squadra, la formazione in campo: Bortolotti, Rolli, Panettieri, Barbieri, Boni e Iaollari, portiere Jack Cresci. Vediamo come va. La palla nelle mani dei gialli: Panettieri, Rolli, Bortolotti all'ala, pivot Iaollari, Barbieri, Panettieri, Rolli, Barbieri. Vediamo se riusciamo a sbloccarci. Su rigori, si avvicina al dischetto di Felice. Cambio portiere da parte del Cologne, scende in Manenti, che fino adesso è stato estremamente positivo nella sua prestazione, molto presente nella posizione, nelle parate. Entra il numero 26, De Felice, Gennaro Di Felice, sul dischetto, sulla linea dei 7 metri. Gol! Finalmente ci sblocchiamo anche dai 7 metri. Palla per il Cologne, sempre la palla foglia. La formazione del Cologne rimane pressoché immutata rispetto a quella che ha finito il primo tempo: Barbariga, Riello, Foglia, Pedercini, Piantoni. Palla per Riello, Foglia. Vediamo sempre la velocità del movimento, dell'incrocio dei giocatori bresciani. Finta, palla al pivot, interviene Iaollari. Ottimo intervento di Iaollari, che impedisce al pivot avversario di tirare praticamente a botta sicura. Palla, ottimo gol di ottima fattura da parte di Riello. 10-4, palla per Barbieri, Panettieri, scarica per Bortolotti, Barbieri, Stefano Rolli, Barbieri, Panettieri, la palla gira, Stefano Rolli, 9, palla per il Modena, Iaollari, sempre palla Barbieri in posizione di centrale, Bortolotti in posizione di ala, Panettieri terzino, Barbieri, palla rubata, abbiamo provato comunque il pivot, gol di Barbariga in contropiede, comunque va sicuramente provato i servizi in mezzo al pivot per far sì che gli avversari siano un pochino più, diciamo, si aspettino meno le nostre soluzioni. Se proviamo a servire il pivot in mezzo, sicuramente l'errore ci può stare, ma può portarci qualcosa di buono. Panettieri, Rolli, Barbieri, Iaollari, ottimo Iaollari, esatto, come dicevamo, si vede che la palla, il servizio al pivot è sicuramente importante, si ottengono dei tiri ai 7 metri e l'abbiamo visto, si ottengono dei 2 minuti e riusciamo a giocare in superiorità numerica, è sicuramente il gioco da proporre. Sì, stiamo andando meglio, un inizio del secondo tempo migliore di quello del primo, però i rigori ancora si confermano un attimo una bestia nera ancora. Infatti il problema è proprio quello, ne abbiamo sbagliati 3 su 4, se ne avessimo fatti tutti e 4, col secco in mano non si vince, però saremo 8. Palla per il Cologna, rallenta un attimo il gioco, naturalmente i grigio fucsiani in mano la partita, non hanno la necessità di velocizzare. Palla per Foglia,
sicuramente il gol è di ottima fattura alla destra di Bonaccini, che nel mentre è subentrato al posto di Resci. Fallo ai danni di Panettieri, 12-4. Palla per Aiolari, Panettieri, Barbieri, Rolli, parata del portiere di Manenti. Sicuramente l'esperienza si vede in questo momento. Parata di Bonaccini. No. 7 metri, però purtroppo è stato fischiato un fallo da rigore. Si appresta a tirarlo Piantoni, il capitano della formazione del Cologne. Piantoni contro Bonaccini, vediamo come va a finire. Piantoni fuori, palla fuori. 11-4. Niente, bisogna che ci sblocchiamo davanti. Abbiamo fatto troppi tiri, diciamo, prendibili. Siamo capaci anche sicuramente di tirare meglio. Dobbiamo farlo vedere in questo momento, anche se le difficoltà sono oggettive, perché ci troviamo di fronte a una squadra che difende bene, a un portiere che mantiene un'ottima posizione. Barbieri, Boni. L'arbitro fischia. Boni aveva segnato, purtroppo l'arbitro fischia. Palla comunque sempre dei gialli. Iaulari. La palla centrale, il centrale. E non riusciamo, il centrale Panettieri era riuscito a penetrare, ma non riusciamo mica a fare gol a questo portiere, che si dimostra veramente forte. Barbariga. Ottimo movimento difensivo di Barbieri. Palla sempre per il Cologne. Il terzino la passa al centrale, sempre il centrale Foglia. Giocatore, come abbiamo detto, proveniente dalle giovanili del Cologne, che noi con Modena abbiamo, conosciamo bene. Tiro di Riello, non riusciamo mica a fermarlo. Questo terzino veramente forte del Cologne. Ecco, palla per Bortolotti, gol di Bortolotti, finalmente ci sblocchiamo anche in quel secondo tempo. Centrale, palla del centrale, terzino, palla del terzino, palla al centro, il Cologne fa girare la palla con calma, il terzino sempre Riello, Barbariga, Foglia, Riello, Soldi, ecco la palla per Foglia, palla sbagliata, buttata via d'Inter. Dobbiamo approfittare di questi regali, che sono molto molto rari, ma quando ce li fanno bisogna che approfittiamo delle situazioni. 9, palla per i gialli sempre, Iaulari, Panettieri, Di Matteo, Barbieri, Panettieri, Di Matteo, Bortolotti. Trovato un pallonetto che però Barbariga. Palla tirata, palla non si è visto se è stata presa o comunque sbagliata dall'attaccante. Di Matteo segna, 13-6. Negli ultimi 2-3 minuti la difesa del Cologne sembra un pochino meno attenta. Chiaro che questa è una squadra di esperienza, quindi porrà subito rimedio a queste disattenzioni, però noi bisogna che ne approfittiamo. Stiamo andando decisamente meglio, adesso bisogna continuare su questa strada, perché anche loro, grazie al cielo, sono persone, sbagliano passaggi, bisogna continuare così, subire poco e riuscire a fare tiri ragionati e non forzati, cercare di conclusioni pulite. Bravo! Para Bonaccini, palla dei gialli, abbiamo già fatto i gol del primo tempo e questo può essere di buon auspicio. Ci troviamo di fronte a una buona squadra, un'ottima squadra, però non dobbiamo avere paura.
la dobbiamo giocare fino alla fine. Barbieri, Panettieri, Di Matteo, Panettieri, Barbieri, Panettieri, 9. Dobbiamo cercare in queste situazioni, si era aperto un varco per il pivot al centro, bisogna cercare di usarle queste situazioni per poter far sì che la difesa avversaria si aspetti qualcosa in più da noi. E allora lì, ecco, gol di Di Matteo, che sorprende il portiere, è la prima volta che Manenti si fa sorprendere. 13-7, adesso dobbiamo stringere i denti, fuori palo, palo, palla dei gialli, palla dei gialli. Calma, dobbiamo giocare con calma, adesso la partita è in equilibrio, è in equilibrio, loro sembrano un attimo in deficit di ossigeno, naturalmente non sappiamo, ma perlomeno non conosciamo la potenzialità della panchina, purtroppo palo di Panettieri, sembrano un po' in deficit, sfondo, sfondo, sfondo da parte del numero 80 del Cologne, palla per Di Matteo, ottimo lavoro di Panettieri che ha preso il fallo. Ecco Panettieri, Barbieri, Barbieri prova a penetrare, palla per Bortolotti, Barbieri, Panettieri, Di Matteo, Di Matteo Nunzio, Barbieri, Panettieri, Di Matteo Nunzio, Di Matteo Nunzio, fallo, fallo, giusto, giusto, mentre tirava, quindi 9 metri per noi, sempre palla dei gialli, con calma, abbiamo visto che riusciamo qualcosa ad ottenerlo. Barbieri, Nunzio, Di Matteo, Panettieri, sfondo di Panettieri, doveva scaricare questa palla, palla, Cologna rallenta un attimo, effettivamente... Tempo per il Cologna, effettivamente anche loro cominciano un attimo a essere sulle gambe perché dei grossi cambi non ne hanno fatti, quindi anche loro qualche problema di fiato ce l'hanno, poi naturalmente la panchina è lunga, la squadra è esperta, sicuramente sapranno porci rimedio, però noi vediamo un attimo di approfittare di questo momento. Sì, diciamo che il gap c'è ancora nel punteggio, però il tempo per recuperare anche quello non manca. Bisogna trovare energie mentali di farcela, di riuscire a far tesoro di ogni tiro e ogni errore dell'avversario. In questo caso abbiamo visto due sfondi ben presi da entrambi le compagini e questo ovviamente ha fatto sì che la palla tornasse nelle mani del Cologna, quindi adesso siamo in difesa ma non bisogna mollare. Ecco, rientrano in campo le formazioni. Per adesso, a 20 minuti, dopo 10 minuti del secondo tempo, sicuramente l'approccio alla partita al secondo tempo rispetto al primo è decisamente cambiato da parte dei colori giallo-blu, dei nostri ragazzi. Sicuramente stanno affrontando la partita a viso aperto, senza quel timore un po' che poi ci stava comunque per il debutto in Serie A, che c'era stato nel primo tempo, quindi la partita adesso è in equilibrio come gol. Vediamo un attimo cosa succede. Numero 8 Foglia del Cologne, numero Riello, parata di Bonaccini, palla fischiato 9 per Cologne. Foglia sempre, lavora sempre da centrale, sempre Foglia, palla in mano, bellissima azione, molto veloce da parte del Cologna, però la nostra difesa sì, tiro da fuori e gol di Soldi. Bonaccini ingannato, aveva coperto il palo opposto, purtroppo è stato bravo il terzino avversario a prenderlo in contropiede. Mezzetti, Panettieri, Mezzetti, Panettieri, palla rubata da parte del Cologna, gol in contropiede, non dobbiamo perdere questi palloni perché se no
sprechiamo tutto quello fatto in precedenza, sono due brutti palloni persi e abbiamo dato il via al contropiede avversario che sicuramente non si è fatto pregare per poter segnare. Mezzetti, rigore, è stato fischiato un rigore, forse poteva l'arbitro far passare il gol, entra Di Matteo per tirare il rigore, speriamo di invertire quello che è il trend quotidiano per il tiro dei rigori. Risultato di 15-7, mancano 18 minuti scusate alla fine della partita. E nel secondo tempo sicuramente, ribadiamo, c'è stata una reazione da parte dei colori giallo-blu sicuramente di buon livello, dimostrando carattere e comunque anche tecnica e capacità di capire quelle che sono le situazioni. Abbiamo sfruttato in qualche occasione i buchi lasciati dalla difesa. Luzio Di Matteo riesce a segnare il rigore, 15-8. Adesso vediamo come giochiamo gli ultimi 18 minuti e vediamo come vanno il Colonia. Colonia ancora ruota quei 7-8 uomini, non di più, in campo. Vediamo un attimo se ci lasciano qualche buco in difesa. Per adesso qualcuno ne abbiamo approfittato, altri meno. Palla comunque, terzino avversario, Foglia, terzino avversario, il 43, soldi, Riello, forse l'arbitro potrebbe fischiare passivo, esatto, fischiare, potrebbe segnalare passivo, l'arbitro segnala passivo, quindi Colonia deve tirare, parata di Bonaccini, Boni recupera, l'arbitro chiama tempo un attimo, ferma il gioco, ferma il cronometro perché c'è qualcosa per terra, Boni ha provato, pece per terra, ecco, non si vedeva da qua, e Boni ha provato a recuperare il pallone parato a Bonaccini, però non c'è riuscito, quindi la palla è ancora del grigio fucsia, Riello, di nuovo, ecco, effettivamente loro dall'ala giocano poco, ecco, appena detto, e loro entrano, è il secondo gol che ci fanno dall'ala, purtroppo stavolta l'abbiamo preso, fino adesso hanno tirato dal centrocampo, hanno tirato dal centro, e sono entrati dal centro con i terzini e con i centrali, ai Barbieri, Mezzetti, Panettieri, Barbieri, ecco la palla, Panettieri entra, prova il tiro ma non riesce a sorprendere il portiere Manenti. Bisogna rimanere concentrati perché ogni pallone alla fine, anche se la partita va come verso una sconfitta, bisogna comunque rimanere concentrati e colmare il gap, ogni punto può essere decisivo e comunque si accumula esperienza anche in queste piccole cose. Riuscire a fare una buona difesa. Bortolotti recupera una bella palla, Panettieri, Iaullari, forse potevamo sfruttare meglio questo contropiede, comunque adesso la palla è nostra, Barbieri prova a penetrare la difesa del Cologno, si chiude, 9 metri per noi, cambio del Cologno, cambia il terzino, i due terzini direi che cambiano, sì. E tra il numero 20 Piantoni, capitano della squadra, il numero 84 Massa Federico, no, ha cambiato il centrale e il terzino, palla sempre del Modena, comunque si tratta sempre di del Cologno, comunque sono i giocatori che si sono alternati sul campo, sono poi sempre quei 8-9, quindi diciamo che non, per adesso mister del Cologne non ha utilizzato il resto della panchina, noi invece abbiamo cercato di ruotare tutti vedendo un pochino di drizzare quelle che sono state le sorti dell'incontro, diciamo che nel secondo tempo sicuramente siamo andati meglio, adesso vediamo se questi ultimi metà del secondo tempo riusciamo a giocarlo alla pari come abbiamo giocato i primi 10 minuti del secondo tempo e poi dobbiamo comunque prendere come esperienza, come diceva Dondi, questa partita che è la prima e contro una squadra sicuramente di livello.
Barbieri, Boni, gol di Boni, finalmente, sicuramente su questo portiere, giocando la bassa, possiamo avere qualche possibilità in più, perché mantiene ottimamente la posizione e quindi facendolo muovere un po' di più sulla palla bassa forse riusciamo a segnare qualche gol in più. Palla adesso di Foglia, Foglia per soldi per Piantoni, il capitano, soldi, fallo di Aulari che ferma soldi. Piantoni, soldi, ancora soldi, Foglia prova a entrare, palla per l'ala, ecco la palla al terzino, ecco Luca, Bortolotti, gol, ottimo gol, siamo a 10, 16 a 10, ottima difesa di Aulari che non si è fatto sorprendere dal pivot avversario, dalla finta del primo avversario e ha permesso questo contropiede. Cambio del entra Mazza, hanno cambiato i centrali, esce Foglia, entra Mazza, il Cologne ruota però sempre con gli uomini, comunque siamo in di nuovo Bortolotti, Panettieri, gol! Due palle recuperate e il Modena a meno 5. Questa è lo spirito giusto che vogliamo vedere. Ottimo. Due palle recuperate. Il Cologne sembra un po' in deficit dal punto di vista fisico. Poi il nostro pubblico sicuramente trascina i ragazzi che a questo punto hanno poco da perdere se non di dimostrare di essere degni del livello che, comunque, come hanno fatto nel secondo tempo, sicuramente. Fallo fischiato alla difesa del Modena, palla per il grigio fucsia del Cologne, palla centrale terzino, palla servizio al pivot, fischiato un fallo al nostro pivot che poteva anche essere risparmiato da parte degli arbitri, comunque palla ancora al Cologne, ormai bellissima murata da parte di Luca Bortolotti, ecco Jack Boni, rigore, è stato spinto e due minuti per il numero 43 soldi, è stato spinto Boni mentre tirava la palla in contropiede, Nunzio Di Matteo dai 7 metri, il nostro pubblico si è riscaldato di nuovo perché i ragazzi hanno dimostrato comunque di esserci e di non volere sicuramente regalare niente al più blasonato avversario. Stiamo pagando un brutto avvio di partita perché secondo tempo è tutto a favore nostro, brutto inizio di partita e brutta fine del primo tempo, adesso bisogna continuare su questa strada. Gennaro Di Matteo segna rigore, Nunzio Di Matteo, il fratello, scusate, segna rigore giusto, loro sono in 5, siamo 16 a 12, naturalmente quello che adesso dobbiamo fare è continuare su questa falsa riga, anticipare un attimo il loro movimento, sono meno veloci rispetto al primo tempo, palla, traversa, palla nostra, ecco, palla per Mezzetti, è entrato Mezzetti da centrale, c'è Panettieri, Mezzetti, Barbieri, palla per Barbieri, Mezzetti, palla per Bortolotti, gol di Bortolotti, 16 a 13, mancano 12 minuti, è un secondo tempo veramente di alto livello, questo è lo spirito che vogliamo vedere alla squadra, bravi ragazzi, palla per Foglia, il Cologne è di nuovo in 6 uomini, 2 minuti del giocatore di soldi sono scaduti, ecco la palla a Mazza, para Bonaccini, ecco palla per Mezzetti, abbiamo ripreso, stiamo difendendo bene, è il momento di sfruttarlo questo momento, ecco Barbieri, Mezzetti, Panettieri, Barbieri, ecco Luca Mezzetti, palla 9, palla sempre dei gialli, Barbieri,
Panettieri, Barbieri, Mezzetti, Boni. Grande parata del portiere Manetti, niente da dire. Ottima parata del portiere. Il tiro di Boni era sicuramente indirizzato giusto. Continuiamo così, ragazzi. 19 minuti e 47 secondi sono trascorsi all'inizio del secondo tempo, 16-13. Sono 10 minuti che giochiamo allo stesso livello, se non meglio, dei blasonati avversari. Fischiato un fallo a Barbieri, 9, palla al Colonia. È stato fermato il tempo per permettere di asciugare il campo, il parquet è bagnato, ecco che viene asciugato il campo. Sicuramente gli ultimi 7-8 minuti della formazione giallo-blu sono stati all'altezza, se non meglio, rispetto a quelli giocati dalla formazione del Colonia. Questo ci fa ben sperare, oltre che per il proseguo della partita, anche per il proseguo del campionato. Sì, adesso sembra un attimo un momento di callo fisico del Colonia, hanno rimesso su il terzino che è partito titolare, questo forse potrebbe agevolarli nella manovra, però era un momento un attimo di difficoltà, anche loro hanno avuto un calo, avevano pochi cambi, adesso ne hanno usati di più adesso, quindi vediamo come si va a mettere gli ultimi 10 minuti. Quindi adesso vediamo, palla parata di Bonaccini, parata di Bonaccini. Palla a Mezzetti, Panettieri, mister Sgarbi chiama il tempo. Mancano 10 minuti, il risultato è 16-13. Vediamo un attimo come viene organizzata da parte di coach Sgarbi la manovra di attacco dei nostri ragazzi. Sicuramente dobbiamo arrivare al tiro e cercare di indirizzare il pallone verso gli angoli alti e bassi della porta, facile da dire, più difficile da fare, perché il loro portiere ha dimostrato di saper mantenere la posizione molto bene e la percentuale di parata del portiere del Colonia è sicuramente molto alta, quindi bisogna cercare un attimo di variare la soluzione del tiro per poter riaprire definitivamente la partita. Per adesso però la soddisfazione è quella di rimanere incollati e di far fatica a questa squadra che sicuramente, lo ripetiamo per l'ennesima volta, un'ottima squadra. La palla dei ragazzi, Panetta, Panettieri, Panetta è il soprannome di Panettieri. Partiamo, Panettieri, Mezzetti. Palla per Barbieri. Vediamo le soluzioni che possono essere state studiate da coach Garbi. Panettieri, Mezzetti, Barbieri, Panettieri. La manovra si velocizza, sembriamo più in forma di loro, gol! Sembriamo più rapidi di loro in questo momento. 16-14, mancano 9 minuti alla fine della partita. L'abbiamo praticamente... Stiamo costringendo la squadra grigio fucsia a sudarsi da questa vittoria. Da 15-7 siamo 16-14. Qualcosa vuole dire. Ecco Mazza. Cabò. Ottimo tiro. Bonaccini l'ha toccata ma non è riuscita a deviarla. Bene, l'arbitro molto fiscale in questo momento ci richiama. Niente, non dobbiamo continuare a macinare il nostro gioco. Boni, Barbieri, Mezzetti, Bortolotti, Panettieri, Mezzetti, Barbieri, Mezzetti, Barbieri, toccata, sporcata la palla da Barbariga, l'ala destra del Colonia, palla sempre del Modena, Barbieri, Panettieri, palla per Mezzetti, non ha fischiato niente. Forza ragazzi, non pensiamo all'errore. Palla al Colonia, naturalmente rallenta il gioco, non ha nessun interesse a velocizzarlo, è davanti di 3 gol. Il mister Kokusa sta cercando di variare
i propri giocatori per dare respiro un po' a tutti. Squadra esperta, però un pochino sulle ginocchia negli ultimi 10 minuti, anche perché palla nostra, fischiato, palla sempre dei gialli. Ecco Boni, palla per Iaulari, rientra la difesa del Colonia, Mezzetti, Panettieri, Bortolotti, Barbieri, Bortolotti, ottima palla, bella palla di Bortolotti, di nuovo se viene Mezzetti, pur marcato, Barbieri, palla, abbiamo perso una palla a centrocampo, Lancini segna, 18-14, è stata persa una brutta palla, comunque siamo sempre meno 4, la partita è ancora giocabile, vediamo quello che riusciamo a fare, soprattutto in attacco, abbiamo perso un attimo la verve degli ultimi minuti, vediamo di recuperare le idee di Matteo. Parata del portiere Manetti, Panettieri, Barbieri, Di Matteo, siamo anche sfortunati, palla interno su tiro di Matteo, palla del Colonia. Sì, non bisogna avere fretta di tirare, di andare al tiro, bisogna ragionare ogni azione che potrebbe essere quella decisiva, quindi in questo caso siamo stati sfortunati a colpire palo, però bisogna continuare così. Adesso vediamo questa difesa qua e cerchiamo di contrattaccare ragionando. Palla del Colonia, Soldi ci ha fatto male fino adesso, palla sbagliato loro, Bortolotti, palla del Modena, Bortolotti fermato tra virgolette con le buone maniere, Panettieri, Di Matteo, 24-39, segna il cronometro, Barbieri, Panettieri, Di Matteo, Panettieri, Barbieri, Di Matteo, palla per Di Matteo, Barbieri, palla, riga fischiata Iaulari, mi pare di vedere, non ho capito bene perché ero coperto da tutti i giocatori, comunque la palla rimane di Colonia, in sostanza purtroppo la sostanza dell'azione è questa. Foglia, di nuovo Pedroncini, ecco il centrale, sempre Barbariga sull'ala, il centrale Foglia, Riello, Foglia, palla sempre per il Colonia, non si è capito bene cosa sia successo, comunque la palla è sempre del Colonia, sempre di Foglia, ormai potrebbe anche essere passivo, però 9, passivo, Colonia è costretto al tiro in breve tempo per non perdere il pallone. Parata di Bonaccini, palla nostra, ok, palla per Panettieri, Di Matteo, Bortolotti, parata di Manetti, questo portiere veramente ha fatto la differenza oggi, fa forse complice anche i nostri tiri non perfetti, ma comunque lui si è dimostrato praticamente insuperabile fino adesso e le palle che doveva prendere le ha prese tutte. In ogni caso noi siamo sempre 18-14, quindi ottimo tiro di Foglia che buca Bonaccini, purtroppo siamo arrivati a meno 2, adesso dobbiamo ricominciare a giocare, mister Sgarbi chiama tempo, mancano 3 minuti, purtroppo è stato quel momento in cui eravamo a meno 2 che c'era stata la possibilità di provare a recuperare, ma effettivamente dove non sono arrivati loro in difesa
dove non è arrivata la difesa del Colonia, è arrivato il loro portiere, quindi per adesso merito alla squadra grigio fucsia di aver tenuto il risultato in un momento in cui non erano sicuramente brillanti come nel primo tempo. Sì, sta andando adesso come alla fine del primo tempo, stanno traendo vantaggio loro della situazione in gioco, però come dicevamo all'inizio l'importante è riuscire ad arrivare alla fine e ad avere un punteggio che ci permetta di giocarcela, di essere sempre lì e vedere poi prendere quello che viene, però fare esperienza ed essere lì a punto su punto, a poco dalla fine, cercare di combattere su ogni pallone. È proprio questo che dobbiamo cercare di fare e tenerli sempre in tensione. Adesso la palla dei gialli, palla di Panettieri, siamo in attesa del fischio dell'arbitro dopo il tempo. Barbieri, Panettieri, Di Matteo, giochiamo sempre con Iaollari in posizione di pivot e Bortolotti di posizione di ala destra. Di Matteo, Barbieri, Panettieri, Barbieri, palla per Boni. Niente, no, dall'ala facciamo fatica a siglare, però la palla è sempre nostra, abbiamo preso il palo. Di Matteo, Barbieri, Panettieri, Bortolotti, Barbieri, palla sempre per Di Matteo, Barbieri prova a incunearsi, fischiato sempre 9. Barbieri passivo, quindi dobbiamo tirare, fallo su Di Matteo, però abbiamo l'obbligo del tiro. Boni, Barbieri al tiro, portiere avversario para, Mercadelli, Foglia, manca 1 minuto e 40 secondi, palla per Foglia, comunque siamo in partita fino alla fine, questo sicuramente, e per poter espugnare il nostro campo il Colonia sicuramente ha dovuto giocarsela. Errore da parte di Barbariga, no scusate, da parte di Riello. Panettieri, ottimo movimento di Panettieri che finta di andare a destra e poi va a sinistra e trafigge finalmente Manenti. 19-15 il risultato, manca 1 minuto alla fine dell'incontro. Colonia ha tutto il tempo, ha tutto l'interesse a rallentare la manovra. Palla per Foglia, Barbariga, Riello, tiro fuori da parte di il contropiede, abbiamo provato il contropiede, purtroppo Nunzio Di Matteo non ci è arrivato, comunque è da provare. 30 secondi alla fine, 19-15, palla in mano del grigio fucsia. Adesso Soldi con la palla in mano naturalmente fanno passare i secondi, il tempo però si è fermato. Ok, il tempo, il cronometro è stato bloccato per permettere di asciugare il parquet. Sicuramente intorno al 15° del secondo tempo avevamo sognato un recupero e non è stato così, ma dobbiamo dire che il secondo tempo ha dimostrato comunque che Modena è una squadra degna di questo livello ed è questo l'importante, perché praticamente da un 15-7 siamo arrivati a un 16-14 e per recuperare questi gol a una squadra come il Colonia bisogna sicuramente essere una squadra. Palla di nuovo recuperata dal Modena, ripersa, Vara Bonaccini, palla per Panettieri, l'ultima azione ce la giochiamo noi. Di Matteo, Bortolotti, sbaglia il tiro, mancano 5 secondi, 4, 3, lancio, è finita la partita. Finisce 19-15 per gli ospiti, Modena però esce tra gli applausi perché il secondo tempo ha veramente dimostrato
che la Serie A è un, diciamo, un luogo che può essere frequentato dalla nostra squadra. Dopo un primo tempo un attimo, diciamo, in difficoltà, soprattutto per lo scotto che era da pagare per il debutto, il secondo tempo invece ha mostrato un ottimo Modena e sicuramente di buon auspicio per il proseguo del campionato. Salutiamo tutti, alla prossima partita in casa, con, dovrebbe essere con il Teramo, che si giocherà fra 15 giorni. Grazie, arrivederci.